spazio alle due ruote a una tappa di oggi che era la più lunga del Tour de France, Filippo, vinta in volata, una volata a due, dall'americano Millar, dal britannico Millar, e soprattutto che non ha però variato le posizioni di classifica. Assolutamente, l'unico brivido purtroppo non positivo è arrivato nella volata del gruppo con Goss che ha ostacolato Sagan, una brutta caduta per lui, davvero qualche paura di troppo. Le commentiamo come sempre con il direttore di velobike.it che ritroviamo con piacere. Buon pomeriggio a Roberto Sardelli. Buon pomeriggio a tutta la redazione di Radio Sportiva e a tutti gli amici radioascoltatori. Dicevamo, Roberto, una tappa, quella di oggi, la più lunga del tour, possiamo dire certamente, insomma, non la più divertente, era ricordata forse soprattutto anche per questa brutta caduta. No, per questo brutto, diciamo, atteggiamento. Per fortuna la caduta è stata schivata, se si parla di Peter Sagan, se ben capito. Assolutamente, insomma, una situazione... Sì, sì, situazioni che ci possono stare, ne abbiamo viste molte peggio a questo Tour de France. Goss ha usato un po' l'esperienza e ha cercato di buttarsi sulla sinistra. E Sagan è uno che in bicicletta ci sa stare, è stato bravo veramente a schivarlo e poi ha imprecato contro di lui in un perfetto italiano gergale che insomma la direbbe lunga. La nostra Federciclismo potrebbe fare un pochino come ha fatto la Federcalcio con Camoranesi e con Tiago Motta, potrebbe pensare anche a naturalizzarlo, visto che si è veramente così bene adattato al nostro paese, considerando il talento davvero il talento slovacco. Comunque nulla di fatto, un brivido che diciamo ha scosso un po' una tappa lunga ma disegnata malissimo, con i Gran Premi della Montagna, sia pure impegnativi ma collocati troppo lontano dal traguardo. Per quanto riguarda chi l'ha portata a casa questa tappa, al di là dell'episodio legato a Sagan, sicuramente Millar ha avuto la meglio in quel testa a testa finale, dove fino all'ultimo il suo avversario ha cercato di restare dietro per sfruttarlo poi la scia, quindi staccarsi in volata, passo nettamente superiore a quello del britannico che ha meritato il successo nel confronto uno contro uno, diciamo così, Roberto. Sì, assolutamente, era una situazione piuttosto anomala, cioè anomala, non si conoscevano troppo i cinque battistrada. Poi hanno preso il via Miller insieme al francese, che però veniva dato come un corridore non troppo talentuoso allo sprint. Certo, sai, in quei momenti lì il tatticismo è sempre esasperato, dietro stavano rinvenendo, però Miller è, diciamo che anche per i trascorsi è una vittoria che si è meritato, quell'atteggiamento con il quale è propositivo, con il quale ha affrontato gli ultimi metri, per il fatto che ha ottenuto lui, grande specialista per le prove contro le lancette, la prima gara in linea. Ricordiamo che l'ultima vittoria risaliva al Giro d'Italia del 2011, proprio l'ultima tappa, la crono di Milano, quindi a 35 anni si trova a festeggiare anche un successo in linea. Ha avuto delle vicissitudini col doping in passato, ha saputo uscirne alla grande, è stato proprio un testimonial anche di un ciclismo pulito, per cui rende merito a un campione talentuoso che è stato uno tra i primi che ha voluto un pochino manifestare la grande evoluzione che sta avendo il ciclismo in tutti i paesi anglofoni e la Gran Bretagna per prima. Uomini di classifica che si sono studiati senza nessuno scossone, c'è la sensazione che oltre ad avere una gran condizione, aver fatto fin qui sempre il ruolo dell'assoluto protagonista, Wiggins possa ogni giorno contare di più su una grande squadra, su un From davvero super, oltre che essere tra l'altro il suo diretto rivale in classifica in questo momento, rischia di essere un 2 contro 1, cioè tra From, Wiggins e Nibali dall'altra parte. Se stanno ai patti sì, però diciamo e speriamo che questo non avvenga. Un po' di nervosismo c'è, perché ad esempio Wiggins ha voluto fare quella plateale dimostrazione sul secondo Gran Premio della Montagna. Cercano all'interno del Team Sky di tenere lontani i due grandi corridori dai cronisti, di non incappare in domande magari di per sé un pochino provocatorie. Le tappe pirenaiche sono nervosissime e sono difficilissime, ripeto, non vanno analizzate secondo quella che è la pendenza delle salite, ma proprio per la lunghezza, per il caldo, per il clima e soprattutto per le discese, che sono davvero impervie e pericolose. Purtroppo hanno seminato anche il lutto in passato, questo speriamo ovviamente che non avvenga, però Nibali può essere tentato di tentare veramente veramente uno dei suoi attacchi.
per cui bisognerà vedere come saprà reagire. Fromm ieri è stato fedele, credo a malincuore, perché pur sempre uno sportivo e pur sempre un agonista ha obbedito. Bisognerà vedere se Wiggins, che ieri abbiamo visto un pochino in crisi, se potranno tornare i vecchi fantasmi. Secondo me è un tour che dovrà ancora evolversi. Peccato che magari domani, con la festa nazionale francese, con un weekend, si potevano annunciare tappe interessanti. Invece penso che ci sarà la giornata di riposo martedì, ma prima di mercoledì a livello di giochi di classifica vedremo ben poco, penso, perlomeno. Ecco, domani infatti sulla carta almeno frazione per velocisti, quindi si torna agli equilibri che abbiamo visto ad inizio tour, anche per come sono sopravvissuti gli uomini di sprint alle prime salite? Sì, però credo che per fortuna ci sarà meno nervosismo in corsa, ci sarà più stanchezza e forse grazie a questo anche meno cadute. E poi non so quanto il Team Sky, concentrato nel risultato numero uno, che è la conquista della maglia gialla da portare poi alle Champs-Élysées, vorrà concedersi a Mark Cavendish, per cui ci può essere anche una fuga da lontano, ma sicuramente per quanto riguarda i giochi di classifica sarà una frazione assolutamente interlocutoria e insignificante. Così perlomeno è lecito attendersi, poi gli attori sono i corridori. Certo, così insomma il tragitto almeno racconta studiandone la planimetria. Grazie davvero Roberto Sardelli, velobike.it, appuntamento insieme anche ai suoi collaboratori nei prossimi giorni per continuare a vivere sempre dal 18:30 in poi l'andamento giorno dopo giorno del Tour de France. A presto. Anche a voi, a presto e buona serata.